Buonasera. Maria Rizzi. Paolo Bianchi. È la prima volta che venite a una procedura di conciliazione? Sì. Vi hanno spiegato, immagino, dalla Camera in generale come si svolge, cosa consiste la conciliazione, per sommi capi. Innanzitutto vorrei dirvi che siamo qui riuniti oggi con me presente perché il mio compito qua, per quanto possibile, è quello di ascoltare da voi quello che come si sono svolti i fatti, perché avete incontrato questa situazione di contrasto fra le rispettive posizioni, e per quanto possibile io cercherò di fare in maniera tale di vedere se sussistono le condizioni per trovare una soluzione concordata a questa vicenda. Io riterrei, anche per dare un ordine, un senso a questo nostro incontro, di permettere a ciascuna delle parti, una per volta, presa singolarmente, di poter esporre quello che è la sua versione dei fatti su come si sono svolte le cose durante questa vicenda. Detto questo, se lo ritengo opportuno, chiederò di entrare in sessione privata. Cosa vuol dire? Chiederò di poter discutere con ciascuno di voi separatamente dall'altra parte. Ecco, per motivi di verbale mi chiedono di poter verbalizzare quello che è la presenza di odierne, per cui abbiamo la signora Maria Rossi, ha detto? Sì, sono Maria Rossi. Mio marito non ha potuto venire, però insomma il contratto con la Delta Tour l'avevo firmato io. E il signor sono Bianchi. Paolo Bianchi, Paolo Bianchi, responsabile del servizio legale della società Delta Tour. Ho naturalmente la procura da parte dell'amministratore delegato per partecipare a questo procedimento ed eventualmente per sottoscrivere gli accordi conciliativi. Ho capito, sì, ho visto che c'è una procura in atti, per cui lei rappresenterebbe tutti gli effetti la Delta Tour e a questa procedura di conciliazione. Credo che la signora Rossi è quella che ha attivato la procedura conciliativa, quindi se siete d'accordo chiederei alla signora di iniziare per prima a esporre la sua versione. Prego.